finalmente seduti comodamente nel foyer del Ghione. Che foyer! E che foyer! Quindi non solo quando venite al Ghione trovate un foyer fantastico che prepara degli spettacoli meravigliosi, ma poi entrate e vedete pure degli spettacoli meravigliosi, un a caso della stagione. Uno spettacolo figo, dunque. Ti sposo ma non troppo. Stavo di quello. È vero. Una commedia spettacolare, divertente. Amerete sin dall'inizio la storia di una coppia che va in crisi alla vigilia del matrimonio, di una bellissima donna che viene mollata sull'altare, di un singolo impenitente. Tutte queste vite di questi personaggi vengono intrecciate sulle pagine del Cupido del nuovo millennio che è Facebook. Una commedia che voi dovete venire assolutamente a vedere perché fa riderissimo, giusto? Fa riderissimo perché si chiama Ti sposo ma non troppo, una commedia degli equivoci più romantica del mondo, dove nessuno è come appare, quindi intrecci, gag, divertimento, emozione, insomma si parla d'amore, perché l'amore è la nostra, voglio dire, benzina. L'amore non è una cosa strana, che se tu lo chiudi fuori dalla porta, lui rientra dalla finestra. Esatto, questa è la frase importante. Maledetta. Quindi aprite le finestre, soprattutto quelle del computer, e fate entrare l'amore, e soprattutto fate entrare l'amore del teatro. Devo dire una cosa, scusa, ma che foyer, tanto bene. Quindi mi raccomando, Gabriele Vignotta, Fabio Amaro, Ti sposo, ma non troppo. Comunque, no, il titolo va alla nostra commedia. Vale? Che foyer. Beh, finissimo, veramente. Noi vi aspettiamo qua tutta l'estate.